È iniziata Lazio-Bologna, è l'ultima giornata di campionato casalinga della formazione biancoceleste, l'ultima fatica davanti al pubblico dello Stadio Olimpico. La Lazio che ha trionfato in Coppa Italia, che si è regalata la settima Coppa Italia della sua esperienza, cerca oggi l'ultima sfida, l'ultima fatica per provare magari a regalarsi anche qualche emozione. Perché no? Per ritrovare il gol di Ciro Immobile, per cercare anche da parte di qualche elemento, qualche piccola conferma. Con Leiva che fa l'interno di centrocampo, eccolo avanzare, servire Immobile, fascia destra, sta per entrare in area di rigore. Ciro all'indietro ancora per Leiva, che alza la testa dentro per Correa, tutto solo, Correa, rete! Ancora lui! El Tucu in gol al 13° dal dischetto del rigore sull'assist di Immobile. Ha avuto il tempo di controllare il pallone, di girarsi e di insaccare alle spalle di Skorupski. 13 minuti, 20 secondi, Lazio 1, Bologna 0. È un momento d'oro per Correa, che dopo la meravigliosa rete messa a segno nella finale di Coppa Italia va in gol anche oggi, ed è un gol di pregevolissima fattura. Lulic intanto, lato corto dell'area di rigore per Immobile, spalla alla porta per Bastos in area di rigore, Bastos prova il tiro a giro, gol! Un gol fantastico di Bastos, un tiro a giro sotto l'incrocio dei pali, gran gol di Bastos che con il destro fa girare il pallone sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Skorupski. Grandissimo gol di Bastos. Adesso possiamo dire che abbiamo visto tutto in questa stagione, anche il gol al giro di Bastos. Sembrava la mattonella di Alex Del Piero, perché qualche stesso gol. Settimana che ci prova da lì, è qualche settimana che ci prova. È qualche settimana che ci prova, qui fa un gol pazzesco. Cataldi o Milinkovic, chi batte? Cataldi col sinistro. Parte Milinkovic con il destro, gol! Il gol di Milinkovic con il destro a girare sopra la barriera, palla in rete, ancora all'80° Milinkovic, ancora protagonista, segna il gol del 3-3, fa girare il pallone sopra la barriera e insacca il gol del pareggio. Lazio 3, Bologna 3, la firma del miglior centrocampista della Serie A, Sergej Milinkovic-Savic. È festa grande allo Stadio Olimpico, da una parte i giocatori del Bologna che festeggiano la salvezza appena raggiunta, andando a salutare i tifosi presenti nello spicchio dello Stadio Olimpico a loro destinato, dall'altra la grande e bella e immensa festa biancoceleste per la settima Coppa Italia della storia laziale. Sono arrivate due hostess che hanno portato tra la pioggia scrosciante la Coppa Italia a centrocampo, l'hanno consegnata a Senad Lulic che l'ha alzata ancora una volta in cielo, e in questo momento è iniziato il giro di campo che è partito sotto la curva Mestrelli, sotto il distinto sud, e dopo aver attraversato la tribuna Tevere va a chiudersi sotto la curva nord con Milinkovic e Correa, i due giocatori che hanno segnato nella finale, che stanno alzando al cielo la Coppa Italia, la stanno mostrando a tutti. Ciro Immobile e Simone Inzaghi, anche loro presenti, anche loro che salutano. Inzaghi a vita, è apparso questo striscione all'interno delle tribune dello Stadio Olimpico, un segnale forte di una tifoseria che vuole proseguire con il tecnico biancoceleste, ma la festa è tutta laziale. Lo Stadio Olimpico si riempie di bandiere nonostante la pioggia, nonostante una giornata uggiosa, cantano tutti l'inno Vola Lazio Vola con la Coppa Italia che viene portata in questo momento sotto la curva nord. È un giro di campo molto emozionante, molto intenso. La Lazio quest'anno è stata protagonista di una stagione altalenante per quello che riguarda il campionato, ma straordinaria per ciò che riguarda la Coppa Italia. E adesso applausi anche per la Primavera, che ha vinto il suo campionato, che è tornata in Serie A, e adesso anche la Primavera con i suoi giocatori, il suo capitano Armidi, che tra l'altro oggi è esordito anche in maglia biancoceleste con il trofeo appena vinto, anche loro protagonisti di questo giro di campo, anche loro sotto la curva nord. Un bel momento, il modo migliore per chiudere questa stagione, per guardare al futuro, per festeggiare un successo importante, il settimo nella storia biancoceleste, perché come abbiamo detto più volte della realtà, a Roma c'è chi parla e c'è chi vince, e noi alziamo al cielo le coppe. Coppa Italia adesso messa lì sotto la curva nord,
poggiata proprio lì sotto la curva biancoceleste. E adesso il turno anche dell'under 14 guidata da Tommaso Rocchi, vincitrice del campionato di categoria, avendo vinto il derby in finale per 3-0. Un'altra Lazio che vince, un'altra Lazio che oggi vuole festeggiare insieme al suo pubblico.